Ad Aero 2019 di Friedrichshafen, la Innovaviation presenta l'ultima versione dello FX1. L'ingegner Paolo Silvestrini. Sì, anche quest'anno siamo a Friedrichshafen e portiamo il nostro mezzo, l'FX1, che abbiamo rimodernato, abbiamo migliorato finiture, abbiamo migliorato esterno, abbiamo migliorato tutta la parte di avionica che noi curiamo molto, perché puntiamo molto sul design, sul dettaglio, sul Made in Italy e su tutto ciò che rende molto elegante e bello l'aereo. Tutto ciò mantenendo delle ottime performance e addirittura in piccoli dettagli dell'inviluppo di volo migliorandole. In quest'ala abbiamo portato un serbatoio bagnato, sono 60 litri per ogni ala, quindi un totale di 120 litri che ci permette di aumentare l'autonomia del 30%. Il pannello avionico è stato rivisto, ridisegnato, è stato migliorato per un facile accesso ad ogni tipo di strumentazione ed una visione coerente ed univoca di tutta la strumentazione e di tutti i parametri di volo. Su questo aereo ci sono delle vere e proprie chicche. Per esempio, gli interruttori della console centrale sono tutti dotati di LED luminosi. Sistemi digitali a pronta lettura e addirittura una presa USB che è sempre utilissima nel retro dell'abitacolo. Su questa versione dell'FX1 montiamo un motore di iniezione, per cui abbiamo bisogno di uno strumento digitale per il controllo dei parametri motore, radio trasponder, abbiamo un backup analogico che va sempre bene in ogni caso, in ogni situazione, un pannello iPad per la navigazione, mentre gli strumenti principali sono nella parte sinistra a vantaggio della visuale del pilota, con in questo caso abbiamo un attitude, però correlato da altimetro, variometro, contagiri ed anemometro e bussola. La bussola non è in posizione centrale come al solito? No, perché in questo caso abbiamo voluto mettere le spie del motore in caso di avaria, un master caution e le due linee dell'in A e l'in B per iniezione con la massima visibilità sul pannello, così che qualunque ci fosse un problema siano sempre di primo impatto. Quindi una strumentazione a tutto vantaggio della sicurezza? Della sicurezza senza trascurare la visibilità. Che resta uno dei plus di questa straordinaria macchina. Ich bin ein 600 kg ultraleicht. Io sono un ultraleggero da 600 kg. Sì, siamo nella categoria 600 kg e non soltanto come LSA per l'America, ma da quest'anno siamo sotto certificazione tedesca, questo è il nostro numero del DIC e quanto prima saremo certificati anche qui in Germania. Ma volete vedere com'è costruita questa macchina? Volete vederla all'interno? Seguiteci. Eccolo FX1 under the skin, come si dice, sotto la pelle. Il guscio in carbonio, l'anima è in metallo. La struttura in metallo coperta da pannelli in carbonio permettono una forma aerodinamica eccezionale, un design italiano perfetto con la solidità del metallo sotto la pelle. Tutto il boom centrale è in alluminio aeronautico, mentre la cellula che definisce il cockpit è in acciaio AISI 4130 per garantire solidità e sicurezza a tutta la struttura.